Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete, oggi siamo su Crusader King 3 e continuiamo la nostra fantastica partita, che ci mancano effettivamente due obiettivi, ovvero creare la nostra cultura friulana e espandere la nostra fede, quella più importante, insomma. L'ultima volta, come abbiamo detto, dovevamo claimare i territori di quest'area e conquistarli e qui provare a fare una guerra santa per la conquista del Ducato di Milano, che non sarebbe per niente male per noi ottenere potere in quell'area. Detto questo, io direi per ora una cosa importante, prima che me ne dimentico, che finalmente non mi ricordavo dove si faceva, ma era qui per convertirti alla cultura locale, che è quella cisalpina, e noi lo facciamo. Oh, finalmente ragazzi, siamo di cultura cisalpina, finalmente ci siamo convertiti alla vera cultura che ci permetterà di cambiare, cioè di creare praticamente la nostra cultura. Diveggi cultura cisalpina a meno di 100 anni. Diveggi della cultura, sta creando una nuova cultura divergente. Cisalpino a meno di 100 anni. La cultura cisalpina quanti anni ha? Nell'anno 800. Ah, ok, dobbiamo aspettare cisalpina a meno di 100 anni. Forse hanno scritto male perché se è stata creata nell'anno 800 dalla Franca Lombarda, letteralmente mancano 7 anni. Quindi penso che deve avere 100 anni. Quindi tempo ne abbiamo da aspettare. Io metterei istantaneamente play, andiamo avanti e concentriamoci nelle nostre conquiste, che era appunto la prima, stiamo claimando un territorio, non so dimenticare quale, questo, ok. E possiamo attaccare questo piccolo regno che ormai è disastrato dalla guerra per conquistare il Ducato di Lombardia. Speriamo che ci vada bene. Vediamo se riusciamo a fare quello che desideriamo. Speriamo, che non intervengano altri paesi in questa guerra. Ok, Savoia giustamente si è unita. Questo è il nostro alleato. No, non è più il nostro alleato. Mi sa che devo chiamare alleati, ragazzi. Interviene un po' di gente, quindi dobbiamo anche noi fare intervenire i nostri alleati. Ah, lui non può. Ah, giusto, sono stupido, non avevo visto effettivamente. Cioè, più che non visto, non ci ho pensato. Chiamata in guerra, non può partecipare. Ah, Madonna santa, tutti in Italia sono. Oh, non sapevo che quello fosse zona italiana. Boh, vabbè, chiamiamo lui. Boh, è anche lui in Italia, sai che è divertente, invece no. Perfetto, perfetto. Ora dobbiamo scegliere un nuovo amministratore della nostra area, che sarà nostro figlio, che è pronto per la guerra. E andiamo ragazzi, è il momento di combattere contro i nostri nemici. Ma il nostro alleato che sta facendo? Perché sta mandando via le truppe? Un lavoro fantastico, Simone. Hai visto che fantastico lavoro? Ok, riusciamo a prenderli di spalle, perfetto, prima che arrivino gli alleati. Buono, buono, buono. Li abbiamo inculati. Questi rinforzi non arrivano in tempo, cioè arrivano, ma abbiamo troppe truppe per il loro intervento militare. Ecco, infatti, la battaglia si svolge a favore nostro. Abbiamo un generale pessimo, il nostro figlio non è proprio un grande generale, dobbiamo vedere se abbiamo qualcun altro da assegnare all'armata. Vediamo, vediamo, vediamo. Infatti, nostro figlio ha perso l'occhio, mannaggia la puttana. Forse è meglio mandarlo a casa. Salute buona. Ok, mio figlio ha perso un occhio, mannaggia. Leutpold il Forte ha perso un occhio, ragazzi. Questo non va bene. Allora, intanto dobbiamo capire se territorio. No, questo non dobbiamo conquistarlo, ma hanno 3.000 truppe i nostri nemici. Ma dov'è il mio alleato? Ma che, perché è lì? Mannaggia la. Dai, l'hanno chiamato in guerra nel momento sbagliato. Mamma mia. Questo non va in vantaggio per noi, ragazzi. Questo non va in vantaggio per noi.
Lui dov'è che si trova? Ma dove sono le sue truppe? Scusa. Ah, stanno arrivando adesso. Ok. Forse è meglio ritirarci. Mi sa che dobbiamo combattere e basta. Sì, ma che cavolo sta facendo il nostro compare? Non so, stai provando a farmi perdere la battaglia? Oh, Gesù mio. L'unico alleato buono che abbiamo se n'è andato a fare in culo i cazzi suoi. Perché è in guerra contro questo paese? Vabbè, può mandarci le truppe adesso, infatti stanno arrivando. Il nostro vassallo lì, il nostro alleato lì ha veramente, veramente fatto una cazzata. L'unica cosa che potremmo fare in futuro è fondare un ordine sacro. Così abbiamo truppe contro anche i cattolici, essendo una regione che non posso fare la crociata. Cioè che loro possono, quando facciamo le crociate, essendo fede particolarmente diversa dalla nostra. Ora aspettiamo che magari si fanno le battaglie nei nostri forti montagna e sconfiggiamo l'esercito nemico. L'unica alternativa. Santuario alle terreni liberi per un edificio leggendario. Oh! Vai! Il Friuli ha ottenuto un santuario leggendario. Contea del Friuli. Costruisci. Santuario leggero, questo è carino. Wow, qui c'è Pordenone, bellissimo. E io vivo a Pordenone, quindi. Andiamo! Se i nostri alleati sono furbi e intelligenti, sta battaglia la vinciamo. Abbiamo generali più forti. No. No, 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 scappate, porca tro... Li becchiamo in tempo? Perfetto, perfetto. L'abbiamo beccato in tempo, Fortunatamente. No. Ma veramente? No, vabbè, voglio, no, non ci crede. Nostro figlio è morto in battaglia, ragazzi. Non ci credo. Ma il nostro figlio è morto per una vera ragione. Per la conquista del mondo. Il nostro figlio si è sacrificato per realizzare il sogno di suo padre. Liutpold, ti porteremo nel cuore. Liutpold, non ti dimenticheremo. Non ti dimenticheremo mai. Sei stato un uomo coraggioso. Nostro figlio ha sacrificato la sua vita. Che sto bastardo? Giuro, se lo catturo. Lo torturo! Bastardo! Guarda come seguono quell'esercito. Intanto aumentiamo la velocità che voglio. Procedi, vai. Abbiamo climato il territorio. Aspetta, per il momento non possiamo indire. Ma io non ci credo. Ragazzi, siamo un po' nella merda. Allora. No, metti pausa nel nome di Dio. Ok. Dobbiamo chiamare tutti i nostri alleati. Ok, abbiamo altri alleati. Lui. Tutti hanno risposto alla chiamata. Dobbiamo finire questa guerra subito. Meno male che abbiamo tanti alleati, ragazzi. No, no, non si fanno queste cose. Non creiamo altri disturbi nella nostra corte, gentilmente. Ah, ma io non sono sposato, giusto? Potevo farlo.
Andiamo a fare l'ultima battaglia, ragazzi. L'ultima battaglia. Sacrifichiamo. Ma dai, non ci ha dato war score, mannaggia la puttana. Ma Franconia è proprio esplosa. Ma dopo c'è un'altra guerra da risolvere. Come mi inizieranno a rompere i coglioni. Questo aver fondato la fede porterà un po' di disagi nel nostro regno. Ma noi non abbiamo paura, noi non abbiamo paura e continuiamo le nostre battaglie. Poi attaccheremo l'esercito bavarese, faremo vedere quanto è grosso il nostro gioiellino. Non so se dire così, ma va bene. Aumentiamo a 5, ragazzi, perché voglio finire subito questa guerra. Abbiamo troppi nemici. Ovviamente lui ha conquistato il territorio. Ok, si possono sposare, già sono sposati. Allora, ok. Ragazzi, la situazione non è per niente piacevole. Dobbiamo organizzare dei fidanzamenti dei nostri nipoti con gente grossa. Quindi organizza un matrimonio, potenza alleanza. Ah, scusami, lui è l'erede. Ah, perché è diventato duca del Friuli, giustamente. Ole, imponi richieste. Voilà. Intanto questo l'abbiamo fatto. Adesso si va alla l'altra guerra. Andiamo, ragazzi. Abbiamo un esercito numeroso. Batteremo i nostri nemici. Che loro hanno 4.000 truppe. 7.000. Dove cazzo hanno preso tutte queste truppe? Scusami. Noi quanti siamo? 1.900. Non è che abbiamo tutti questi soldati noi, eh. Anche truppe migliori di noi. Ma lui che vuole questo? Ah, ma una contea. Noi stiamo facendo la guerra per una contea. Ma pensavo per cosa. Boh, ma al massimo possiamo anche cedergli la provincia. Secondo me si può fare. Si cede la provincia e... perché non so se ce la facciamo con il numero di truppe. Hanno molte più truppe di noi, mi sa. Ma io ho chiamato altra gente. Dove sono tutte le truppe dei nostri compari? Ah, quello è lì a combattere. Ma c'hanno mo... ah, in realtà abbiamo tante truppe noi, eh. Non è che non le abbiamo. Non ne abbiamo così poche, ecco. Poi devo gestire territori, lo so, ragazzi, devo gestire i miei territori. Non possiamo permetterci di perdere. Abbiamo troppi territori, devo gestire un attimo i miei domini. Mannaggia, se è miseria. Ok, Clem è stato ripreso. E il problema, ripeto, è che loro hanno tante truppe. Non abbiamo altri alleati da chiamare. E non posso organizzare fidanzamenti. Organizza... ah, aspetta, perché... perché giustamente è un duca. Cioè è un po' particolare come cosa, perché in realtà gestisce adesso il suo reggente, lei, la reggente. Perché comunque ha 8 anni. Allora, noi abbiamo conquistato l'obiettivo di guerra, quindi, tecnicamente. No. Trova un coniuge. Qua potremmo trovare una buona alleanza. Beh, effettivamente possiamo fare con lui. Non è male l'alleanza. Lo possiamo chiamare anche in guerra, in caso. Chiamata in guerra subito. Voilà. Dobbiamo tenerci tanti alleati, ragazzi, dobbiamo
Facci tanti amichetti per rimanere nell'amicizia. No. Oh, cavolo. Non sono in buone condizioni. Eh sì, ma non voglio diventare un bambino di 8 anni, nel nome di Dio. Devo sistemare anche le terre, ragazzi. Allora, concedi i titoli. Vediamo. Tipo Lombardia. Ma non posso. Ah, ora i miei territori verranno divisi. Effettivamente. Regno d'Italia, Duca di. Come Regno d'Italia? Ma che stai scherzando? Ma scusami, il Regno d'Italia ci vogliono tante province per farlo. Ma che stai dicendo? Ma non può ereditare un regno che lettera. Ma non è che io ho preso il Regno d'Italia? No. Ma scusami, con quale cosa. Vabbè. Sinceramente è stupida questa cosa. Non lo vedo molto sensato, sono sincero, perché. Cioè, Genova letteralmente ci ha fatto perdere la battaglia. Ottieni i sogni sensuali. Va bene così. Forse riusciamo a battere l'esercito bavarese, ragazzi. Il nostro esercito è bello tosso con i nostri alleati. Questa guerra alle spalle non dovevamo subirla, ragazzi, purtroppo. Facciamo pace bianca, dai. Facciamo pace bianca, così non mi fai perdere altro tempo. Ah, ma è anche una bambina. Ah, cioè, quindi è morto anche suo padre. Ah, no, sì. No, in realtà no. Allora, riprendiamoci un attimo. Accetta. Va bene. No, ma sta cosa non ha senso, ragazzi. Cioè, non ha senso che questo eredita il Regno d'Italia. Ma scusami, ma quale logica? Cioè, noi non abbiamo niente del Regno d'Italia. Cioè, abbiamo due province contate. Scusami, fammi vedere. Cioè. Ah, no, ce le abbiamo. Porca puttana. Ecco perché. Qua è un problema. Sono stato anche assassinato. Vi rendete conto? Questo è un grande problema, ragazzi. È un grandissimo, notevole problema. La reggenza è abbastanza forte.
Io non ho rivendicazioni, giusto? Cioè, io non rivendico il titolo dell'Italia. Immaginatevi un po' questa cosa. Mamma mia, questo è stato un dito veramente dietro. Ecco, sapete dove intendo. Non posso manco cambiare cultura. Adesso sono cultura serba. Ho perso le regioni più ricche del regno, cioè le mie città più ricche. Mi sa che qua. Mi sa che qui la situazione è abbastanza scioccante. Siamo messi malissimo, ragazzi. Malissimo, non male, malissimo. Ah, posso vendicarlo il titolo, mi servono i punti. Ok, va bene, non è impossibile recuperare tutto. Ragazzi, scusate, sono un po' scioccato da quello che è successo. Dobbiamo un po' aumentare la velocità, adesso fare i bravi e abbiamo perso il vantaggio. Abbiamo perso il grande vantaggio. Siamo re Liutpold II di Friuli. E la partita è partita malissimo adesso. Molto molto male. Molto 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 male, ragazzi. Non mi aspettavo. Ha detto, pensavo fossi morto naturalmente. Ho detto, ma invece sono stato addirittura assassinato. Nonostante avevamo buoni rapporti con comunque tutta la corte. Adesso dobbiamo rivendicare il trono italiano. Ah, è morto mio. È morto, è stato assassinato. Quindi se dovessero morire tutti i miei cugini, saremmo noi, effettivamente, figlio di concubina. C'è qualcuno che vuole far fuori tutta la nostra dinastia. E secondo me quelli che stanno assassinando sono stessi della nostra dinastia. Sicuro, mi gioco i coglioni. Il problema è adesso abbiamo una situazione complessa perché abbiamo consiglieri brutti, nessuno ci vuole aiutare, effettivamente. E gli unici che. Questo non è per niente una cosa buona. Dobbiamo stare attenti. Anche se credo che probabilmente se ci vogliono ammazzare ci ammazzano. Ok, abbiamo nominato nostra madre come medico. Facciamo anche questo, accontentiamola. Mia madre è lamentosa. Erede è nostro fratello. Volevo vedere se c'era possibilità di fare qualcosa di strano. Ma anche sta di fatto che. Hanno ammazzato anche nostro fratello, cioè nostro zio, più che altro non è nostro fratello in questo caso. Per ereditare il terreno abbiamo bisogno dei punti. Io lo farei assolutamente, ragazzi. Rivendichiamo il trono e ce lo riprendiamo. La realtà del terreno rimane disatteso. Gli equilibri, potere, reggenza, si sposta. E tu stai in favore di cosa? Tu stai no. La realtà perde 25% nei tuoi confronti. Beh, certo.
Certo che i poteri devono rimanere a me, non a mia madre. Dobbiamo distruggere questo poi, appena possibile. Sposta gli equilibri, poi dobbiamo farlo. Cazzo. Boh, intanto riprendiamoci tutti i nostri territori. Dobbiamo riprenderci tutto, ragazzi. Dobbiamo dimostrare che è nostro padre, nostro nonno soprattutto, che noi siamo un grande guerriero e non ci fermiamo qui. Sono rimasto scioccato, confermo, da questa cosa. Però manca poco. Ci possiamo riprenderci il nostro territorio. Rivendica il titolo. Andiamo a fare dichiara guerra. Le tue rivendicazioni. Non c'ho prestigio. Mannaggia. Come faccio prestigio veloce? Attività. Una bella caccia. Madonna, ma che era sta roba, non? Dammi compassionevole, dai, almeno. Che tratti di merda mi stanno dando? Quanto ci vuole? 5 al mese? Faccio. Ma effettivamente possiamo anche aspettare. Non andiamo di fretta. Hai ottenuto il tratto necessario. Lavoro eccellente. Ok. Madonna, che è sta alleanza? Ah sì, matrilineare, va bene. Era solo matrilineare, giusto. Ci servono i punti adesso, ragazzi. Voglio andare veloce a farla sta guerra, perché mi è un po'... Sto rosicando. Ammetto che sto molto rosicando per questa cosa. Sono sincero. Quindi voglio i punti il prima possibile. Capisci di essere sessuale? Capisci? Penso... Ah, posso anche scegliere la mia sessualità. Una ragazza. Per noi adesso abbiamo ferrovi. Questa è per te. Prendi una corta per Elisabetta, che non so chi sia. È una bambina umile, di umili origini. Madonna. Ah, è impossibile che ci dà atletico. Infatti. Oh, ho tenuto. No. Ah, ma no, noi, ma vaffan. No. Ah, non abbiamo ottenuto, solo più... Ma che palle. Era meglio quello che volevo io. Ragazzi, dai. Ci dobbiamo riprendere, non dobbiamo rimanerci male per questa cosa. Dichiara guerra, le tue rivendicazioni. Andiamo a fare questa guerra. Mostriamo il potere del Friuli. Facciamo vedere al nostro fratello, al nostro cugino, chiunque esso sia, chi comanda. Riprendiamoci le nostre terre con orgoglio. Ci riprenderemo le nostre terre. Assediamo la capitale istantaneamente. La cosa che subito che dobbiamo fare. Lui ha 1200 truppe. Ha degli alleati, immagino. No, non alleati. No. Cioè, forse ce li ha, ma non li ha chiamati. Conquistiamo subito la capitale. Magari lo catturiamo. Vediamo dove si trova il nostro cugino. È proprio lì. Magari lo catturiamo istantaneamente. Mostriamo il potere del nostro dominio. Liutpold II dovrà essere l'erede che tutti desideravano. Ma quanti soldi ho a proposito? Però ho tantissimi soldi. Dobbiamo mica combattere contro l'esercito. Andiamo a 5. Allora, dobbiamo mostrare che noi meritiamo questi terreni. Niente, mi sa che si nasconde lì a Como. Oh, sta rispostando. Ora, hola, beccati, vedete? Oh, ma... Conquistiamo le altre città intanto, che le nostre truppe si riprendono, cioè le truppe nemiche ritornano. No, madonna, epidemia.
c'è un'epidemia da noi. Porca troia, dobbiamo chiuderci nel castello, ragazzi. Isola la capitale. Entra in isolamento. Vediamo se la tipa riesce a fare qualche miracolo. Magnifico, prevenzione della... Ok, perfetto. Ah, accetta, sì, dai. I nostri vassalli che ci chiedono alleanza è una cosa molto buona. Quindi, niente. Ce la possiamo fare. Ah, mi sa che dobbiamo attaccare l'esercito però lì. E queste prendono, riprendono la capitale, perdiamo solo tempo. No, dai, veramente non ci credo. Ah, che non ci ha dato il malus. No, 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 fai così. Non prendiamo nessun malus, ma risolviamo questo problema. Togliamo lo stesso, organizziamo una bella festa. Dai. Riusciamo a prendere queste truppe? Oh, finalmente. Allora, smetti di avere una volta di Elisabetta e diventa la tua vita. Tieni tratto vendicativo. Cocciuto. Tratto cocciuto. Smetti di... Attieni casto. Tratto virtuoso per i frulani. Vendicativo invece dovrebbe essere forse... È un tratto peccaminoso, infatti. È meglio casto per ora. Abbiamo due tratti buoni, quindi la chiesa ci vedrà bene. Magari chi è molto credente ci vedrà in modo positivo. Conquistiamo Padova velocemente. Dai, cerchiamo di vincere l'ultima battaglia. Apprendi la lingua contro... Oh, Gesù mio. Sì, però mi state facendo avere uno... devo organizzare un bel banchetto, secondo me. Vai! Organizza un banchetto. Tu sei un bambino. Ah, non posso manco farlo, pensa un po'. Pensavo che potevo, sai. Però, effettivamente possiamo fare altre attività. Ovvero, incontri tra pari. Oppure... Non c'è... Tu sei un bambino. Questo posso fare e basta, organizza. Avvia, dai. È l'unica cosa che possiamo fare. Magari ci aiuta a diminuire lo stress. Dai, cadi. Comunque sta andando tutto storto, ragazzi. Perché non è venuto... Ah, non è manco venuto nessuno. Bene. C'ho dello stress alle stelle. Imponi richieste. Oh, così sia, dai. Sciogli gli eserciti. Raga, sta andando tutto male, se possiamo dire. Tutto male. E siamo pure in guerra contro questo paese, perché ha attaccato il nostro re. Cioè, il re dell'Italia, lì. Abbiamo recuperato tutti i titoli. Abbiamo uno stress disumano. Dobbiamo cercare di risolvere un po' di problemi. La capitale ancora c'è la malattia. Siamo iniziati. Influenza di Maria si chiama. Mamma mia, che bel nome. Detto questo, dobbiamo fermarci qui. È andato tutto storto. Nel senso, no, tutto no, perché comunque abbiamo la Lombardia, eccetera. Però il resto, un disastro. Non siamo riusciti più a fare nulla. Abbiamo recuperato i nostri titoli. È già un passo grosso. Sarà difficile espandere la nostra fede e conquistare gli altri regni, perché qua è un bordello, come avete visto. C'è un bordello. Dobbiamo sperare che questi regni continuino ad essere deboli. E noi dobbiamo provare a fare amicizia un po' con i nostri amichetti grossi, praticamente. Comunque noi abbiamo Nitra, è il nostro, è anche morto, pensa. Siamo alleati con Brema, che ha 38 unità. Siamo alleati con questi. Siamo con alleati scarsi, letteralmente.
Siamo senza alleati praticamente. Siamo senza alleati. Lei era duchessa di Nitra, però è morto la sorella. Ma non possiamo fare un'alleanza? Strano che comunque se è fratello dovremmo avere buoni rapporti in questo caso. Vabbè, la partita è storta. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio. E speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Adios.